Buonasera a tutti, siamo con il professor Gianfranco Bartalotta, docente di storia del teatro e dello spettacolo del corso di laurea in scienze della formazione di Roma 3, nonché docente del corso di metodologie tecniche della globalità dei linguaggi presso l'Università Niccolò Cusano. Professore, lei dirige anche la rivista Teatro Contemporaneo e Cinema, giusto, fondata dal papà di Carlo Verdone. Sì, buonasera dottor Tramontano. Buonasera, È professore. fondata da Mario Verdone nel 2008, però sempre diretta da me dal primo numero. Ok, ci può dare un po' qualche informazione in più, qualche dettaglio in più sulla rivista? Quali sono gli argomenti che tratta? Insomma, quello che c'è da scrutare in questo patrimonio che ormai possiamo dire patrimonio artistico cinematografico, no? Siamo chiamati. Sì, allora, questa è una rivista che segue un'altra rivista che è intitolata Teatro Contemporaneo, di 27 numeri che avevamo portato avanti io e Mario Vettone. E poi lui aveva pensato a una nuova rivista in cui inseriva anche il cinema, e quindi Teatro Contemporaneo e Cinema. Solo che già lui aveva una certa età, dice: io non me la sento più di dirigerla, la dirigeresti tu. Dico: come mi fa piacere. E quindi da quel primo numero poi siamo arrivati a circa 38 numeri e adesso sto preparando il 39esimo. Mario Verdone è quasi sempre presente con i suoi articoli all'interno della rivista, che è divisa in 5 sezioni. La prima è saggi e testimonianze. La seconda sono i documenti, in cui ci sono anche dei testi inediti di drammaturgia moderna. Poi ci sono le recensioni degli spettacoli teatrali, la recensione dei film e la recensione dei libri. Naturalmente le recensioni sia dei film che degli spettacoli teatrali sono relative al quadrimestre in atto. Quindi, e anche i libri sono relativi ai libri pubblicati nell'anno appunto della rivista. È una rivista importante in Italia ormai, e gli argomenti che non morirà mai, nel senso che gli argomenti sono indicizzati al Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi gli studenti di tutte le generazioni, quando cercheranno un autore, molto probabilmente lo troveranno anche all'interno della rivista. Quindi è una rivista utile anche per le generazioni successive. Poi c'è un'altra caratteristica importante della rivista, in quanto c'è una interazione generazionale, nel senso che ci sono nella prima parte, quella appunto dei saggi e delle testimonianze, i saggi dei grandi studiosi, dei grandi artisti, quindi hanno scritto Camilleri, Piovani, Bert Müller. C'è l'ultima intervista in assoluto a Monicelli, che gliel'ho fatta 5 giorni prima della morte, Mario Martone, Arbore, cioè i grandi artisti e anche i grandi studiosi di critica del cinema e del teatro. Però poi c'è nella sezione spettacoli teatrali, specialmente nella sezione della recensione dei film, una nuova generazione di intellettuali che praticamente non sono ospitati in nessun luogo, cioè perché se vai in un giornale non ti prendono. Se chiedi di inserirti in una rivista, che tra l'altro non ce ne sono più quasi cartaceo, non fanno molte storie. Invece io per i giovani talenti sono predisposto positivamente, in modo che c'è questa interazione tra i vecchi studiosi e i nuovi amanti appunto della letteratura, del cinema e dell'arte. Sì, professore, volevo farle una domanda, una curiosità anche per i lettori, no? Ne approfittiamo un pochettino della sua elevata esperienza in campo cinematografico e teatrale. Linguaggio cinematografico tra passato e presente, cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa rispetto a quello moderno, parliamo sia per il cinema che per il teatro, insomma. Allora, deve pensare una cosa, che sia il teatro, sia l'arte in generale, quindi anche la poesia, la narrativa, eccetera, eccetera, praticamente possono avere due tipi di espressione. Uno, seguono il modello culturale unitario della cultura in cui sono inseriti, e altri che proseguono la cosiddetta processualità indeterminata. Per fare un esempio, il modello culturale è quello della cultura che impone anche dei gusti. No, per esempio, le faccio l'esempio del periodo gesuitica dell'inizio del Seicento, no? Il Sant'Uppizio faceva una lista dei libri proibiti, per cui se tu non scrivevi in un certo modo, praticamente non potevi pubblicare.
Nel periodo fascista c'erano i film nel Ventennio Nero che in un certo senso dovevano esaltare, erano molto diffusi i documentari che facevano prima dei film, no? In cui c'era l'esaltazione del regime, e c'erano dei film proprio tipici del regime, per esempio Vecchia Guardia, no? E che esaltavano il regime, e altri invece non dovevano parlare male del regime. Tenga presente che quello è un periodo in cui in Italia cominciava ad arrivare anche la letteratura realista dell'americana, che veniva tradotta da Vittorini, da Pavese, da Calvino e tanti altri, per cui questo realismo in un certo senso cercava di minare anche i contenuti del cinema del Ventennio Nero. Nel dopoguerra invece si è sviluppato appunto il cosiddetto neorealismo, con una certa concezione, per esempio gli attori venivano presi dalla strada, come i ladri di biciclette, che abitavano in un quartiere popolare qui a Roma di Valmelaina, oppure per esempio anche Roma Città Aperta di Rossellini, Sciuccià, in tutta una serie appunto Umberto D, che era un funzionario addirittura, il protagonista, quindi un uomo comune. In quel momento là si esprimeva appunto il periodo della ricostruzione che il cinema appunto portava avanti. Molti pensano che quella non fosse una scuola, quella cinematografica, però molti altri studiosi, tra cui Mario Vertone, pensano appunto che quella invece è stata una vera e propria scuola, con un luogo specifico che era fondamentalmente Roma. E a differenza invece del neorealismo nella letteratura, che invece non si può parlare di una vera e propria scuola, che anche scrittori realisti, come prima abbiamo citato Vittorini, Pavese e Calvino, tendono poi verso una dimensione mitica del mondo in relazione alla propria concezione della vita. Cioè Pavese, per esempio, esalta la campagna e l'infanzia, e poi il femminile, Vittorini invece mitizza la Sicilia, e Calvino si dirigerà già dopo il primo romanzo, il sentiero dei giardini, il sentiero dei giardini dei ragni, praticamente verso una prospettiva completamente diversa, che è fabulistica e quindi lontana dal realismo. Poi avremo delle opere come il Visconte dimezzato, il Barone Rampante, eccetera, eccetera, che seguono una poetica completamente diversa. Il sentiero dei giardini di ragno era il titolo che non ci veniva prima. Ok. E quindi diciamo adesso siamo in un periodo di flessione, no? C'è un momento di decadenza non solo del cinema, anche della letteratura, del giornalismo. Se lei si gira intorno, praticamente i grandi scrittori, Moravia, Pasolini, per citarne alcuni, non ci sono più. I grandi registi, tipo De Sica, Rossellini, Visconti, per citare alcuni, non ci sono più. I grandi giornalisti, Zavoli, Enzo Bianchi, Montanelli, adesso ci sono molti, diciamo, che non hanno quella preparazione e quella cultura umanistica che invece avevano i grandi giornalisti, ma anche i grandi imprenditori. Una volta avevamo imprenditori tipo Olivetti, Pirelli, quindi anche nella Fiat stessa, no? Con la figura di Agnelli Vecchio, erano delle figure dominanti. Adesso siamo in un momento appunto di flessione. Parlando con Ettore Scola, mi diceva che secondo lui la flessione è fisiologica in una cultura, no? Nel senso che successivamente poi ci sarà una ripresa, infatti anche un po' vero se guardiamo la storia appunto della cultura e proprio la storia in generale, una ripresa in tutti i settori. Quindi il cinema moderno, a parte diciamo grandi nomi tipo Troisi, che lo devo nominare, Carlo Verdone, Nanni Moretti, poi va bene, ci sono i vari Tornatore e altri che sono bravi, però siamo a un livello più basso rispetto alla vecchia generazione. Certo. Professore, una considerazione, una sua considerazione su quella che è stata ed è la situazione ancora attuale per quanto riguarda la pandemia, no? Secondo lei, abbiamo parlato prima dei grandi, ovviamente, poc'anzi abbiamo parlato dei grandi, ci saranno conseguenze delle conseguenze, cioè nel senso che ci saranno ulteriori conseguenze indelebili per quanto riguarda questi due settori, cioè cinema e teatro.
sia nell'ambito proprio del proseguimento della nascita di nuove idee, ecco, di questa ripresa, voglio dire, ci saranno delle conseguenze indelebili oppure ci sarà una ripresa che sarà, ecco, fisiologica e non comporterà, insomma, delle difficoltà ulteriori, secondo lei? No, penso che tutto ritornerà normalmente, con in più forse il pensiero che si può fare anche teatro attraverso i video, nel senso che molti anni fa la sera, per esempio, andavano in onda delle commedie alla radio e molti si sono fatti una grande cultura sentendo quelle commedie alla radio. Si facevano anche nella televisione, poi a un certo punto sono sparite. Adesso forse con questo problema del Covid che ha riportato un po' il teatro nei video, perché molte compagnie si sono organizzate, hanno fatto appunto le riprese anche all'interno delle case, hanno fatto una specie di palcoscenico e poi l'hanno riproposto, può darsi che il modo appunto per esprimere, mettere rappresentare le opere teatrali passi anche attraverso un linguaggio, perché poi l'interazione, diciamo, linguistica dei linguaggi è molto importante, perché tu devi far conoscere il contenuto e quindi sono in funzione del contenuto che appunto devi conoscere. Certo, il teatro è completamente diverso dal cinema. Il teatro rappresenta proprio la vita, nel senso che tu la sera vedi uno spettacolo che è completamente diverso da quello che vedrai la sera dopo. Moissi, che è un attore del Novecento, diceva: "L'Amleto in me cambia di giorno in giorno, come cambio io, come cambia il mondo." Quindi ogni sera è diverso, perché l'attore può avere una voce più roca del giorno prima, una tosse, un colpo di tosse di uno spettatore. Quindi invece il cinema è già detto, cioè già costruito. Addirittura nel montaggio tu puoi girare una scena prima e poi montarla dopo. Quindi è un prodotto del già detto, è come se fosse più morto, anche se rappresenta la vita. Invece il teatro è la vita in atto, capito? Quando passa Certo. attraverso un video è la vita riprodotta in atto, ma che poi rimane morta come il cinema. Ecco. Allora, professore, un'ultima domanda che volevo porle, mi raccontava che nell'ultimo numero della rivista, della sua rivista che dirige, è stata dedicata a proietti, giusto? Sì, è stata dedicata appunto a Proietti per la sua scomparsa e ci sono molte testimonianze, tra cui Carlo Verdone, Calenda, molti intellettuali, eccetera, che ricordano appunto questo grandissimo attore romano. Tra l'altro Roma è piena di murales con delle sue immagini, quindi è un attore che è piaciuto molto ai romani in particolare, ma anche a tutti gli italiani, perché era un grande talento. Quindi nell'ultimo numero ci sono sia gli articoli dedicati a lui, poi praticamente ci sono anche gli altri saggi su vari argomenti. Uno, per esempio, è su Stato Russo, molto interessante, è un saggio critico che è appunto scritto su un'opera di Pinter, che è degli anni 80, che è intitolata Precisely, in cui ci sono due personaggi, Roger e Stephen si chiamano, che discutono sul numero di morti che ci saranno nella costruzione di una nuova arma letale. Infatti l'articolo l'ho intitolato appunto Pinter e l'algoritmo della morte. E questo mi è venuto in mente e quindi ho voluto farlo conoscere agli spettatori, in quanto quando accadono degli eventi, come anche questo del Covid, no? Praticamente due sono le possibilità: o sono stati prodotti da una mente umana malata, oppure da un gruppo di persone con interessi specifici, oppure è stato casuale. Cioè la reazione è sempre la stessa, no? Nel senso, bisogna stare attenti, stiamo a casa, mettiamo le mascherine e facciamo il vaccino. Certo. Però soltanto la storia poi in seguito ci potrà dire appunto come è stato prodotto questo virus. E questi due personaggi all'inizio parlano appunto di una morte limitata a un certo numero, partono da 60 milioni per fermarsi poi a 30 milioni di morti, naturalmente con il linguaggio tipico del teatro dell'assurdo di Pinter, in cui ci sono molte parole
che si possono tradurre in vario modo. Per esempio, la parola dead si può tradurre anche statisticamente come esatto, per cui a un certo punto ti trovi in certi labirinti linguistici di traduzione, per esempio exactly dead, exactly oppure dead exactly, che nella traduzione perdono. Infatti molte opere di Pinter poi nella traduzione vengono lasciate nella loro lingua. Però questo fa pensare, perché è veramente inquietante quest'opera, in quanto c'è il concetto di morte limitata, no? Se noi pensiamo per esempio a un virus oppure a qualche arma che programma prima la morte, il numero di morti, allora veramente è angosciante per l'uomo, perché ogni mente malvagia potrebbe approfittarsene per cambiare poi l'economia e anche l'esistenza umana. No, se noi leggiamo il romanzo di Orwell, 1984, che tra l'altro è stato scritto nel 1948 perché ha invertito appunto le ultime due cifre, uno dei personaggi dice: potevamo lavorare, però non potevamo né incontrarci, né andare a spasso, né riunirci. Quindi praticamente parla della manipolazione psicologica da parte di un potere occulto, che in quel caso è The Big Brother, cioè il grande fratello, che manipolava tutta l'esistenza umana e addirittura riusciva anche a formare un pensiero bipolare nel tentativo di mettere in crisi le certezze dell'uomo. Se noi pensiamo anche per esempio ai vaccini, no? Uno va bene, l'altro non va bene, il pensiero umano diventa bipolare nella scelta, diventa debole e facilmente è plagiabile appunto dal potere, che non è solo quello italiano, sto parlando di linea proprio mondiale. E questo appunto bisogna far riflettere, io l'ho pubblicata proprio per questo motivo. Professore, noi la ringraziamo di queste pillole che ci ha regalato, formative, insomma sicuramente formative nei due settori cinematografici e televisivi e teatrali, chiedo scusa. E niente, le auguriamo buon proseguimento e speriamo che insomma quanto prima, ecco, ci sia la possibilità di riabbracciarci e rincontrarci tutti quanti al cinema e al teatro e poter naturalmente tornare alla normalità. Speriamo. Grazie e a presto allora. Grazie a lei, professore. Buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.